Il nervosismo per la partita di oggi è ben visibile sui volti dei protagonisti, signore, e non potrebbe essere altrimenti considerando la posta in palio. Una vittoria oggi avrebbe molti significati e conseguenze, forse anche troppi da elencare qui. I giocatori dovranno essere bravi a lasciare tutto il rumore fuori dai loro pensieri e dovranno riuscire a concentrarsi soltanto su quello che è il loro compito. Scendere in campo, lasciare tutto sul terreno di gioco e, se possibile, vincere. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione del pubblico. Partita già in corso di svolgimento. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Riconquista la sfera senza tanti complimenti. Vlahovic! Vlahovic! La toglie dalla porta! Istinto e tecnica! Che parata! Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Può concludere! Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Riceve bene Vlahovic, il Diz interviene di esperienza. Bella apertura. E l'arbitro indica dischetto, sarà calcio di rigore. Il destino si scrive dagli 11 metri. Potrebbe essere il primo gol della partita. Ottimo salvataggio. Difesa ben posizionata, allontana la sfera. Possesso palla preciso, la fanno girare. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Cambiato. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Cambiaso, proprio come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco con le sue discese sulla fascia. La gioca in profondità. Allarga il gioco a destra. Timothy Weah. Vlahovic fa viaggiare il pallone in verticale. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Questa leggerezza potrebbe costargli cara. Gonzales. Guadagna metri. Gonzales! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Danilo. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Vlahovic mi ha stregato per la sua versatilità. Basta guardarlo per capire quanto sia forte fisicamente, però è anche un giocatore veloce e questo potrebbe essere una sorpresa per molti. A inizio carriera si è spesso ritrovato ad avere il peso dell'attacco sulle spalle ed è stato bravo ad adattare il suo gioco di conseguenza. Ha senza dubbio. Gestisce bene in difesa un cliente scomodo. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Danilo. Può segnare da lì. Intercetta il passaggio, pericolo. È pronto a metterla in mezzo, vediamo se riuscirà a pescare un compagno. Riceve il passaggio. A sinistra con il passaggio. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Fagioli. Vlahovic. Cerca di dare ampiezza al gioco. Gonzales. Palla dentro di Gonzales. Fagioli. Cup Miners. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Niente di fatto, azione interrotta. Cambiaso. Bremer.
il Diz. Non riesce a vincere il duello fisico. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata, e infatti è così. Fagioli. Francisco con Seisao. Riceve bene Vlahovic. Vlahovic! Altra chance! E trova il fondo della rete! Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. Un gol preziosissimo che cambia la storia della partita. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Non si passa! Una parata pazzesca del portiere. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Cambiaso. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Cambiaso. Difesa ancora decisiva. Vlahovic. Gonzalez. Il risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. Il punteggio è quindi di 1-0. Il quarto uomo, la difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Viene sbilanciato dalla difesa. Spazza lontano. Fagioli. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 risultato. Si riprende tra non molto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 e siamo nell'intervallo. L'azione è già ripresa. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Il Diz. E passa! Lanciato sulla corsia di sinistra. Grande slalom! E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Con Miners. Riceve bene Vlahovic. Ci mette una pezza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Fagioli. La gioca lunga sulla sinistra. La spazza via, evita guai. La gioca a sinistra. Supera l'avversario con un tocco di classe. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. La difesa si fa trovare pronta. Danilo. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Riconquistano subito la palla. Vlahovic. Bella palla, devo per cui deve tirare. Sostituzione di giocatori. Numero 9. E siamo al loro terzo corner. Numero 14. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Si avvicina alla porta. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Potrebbe essere il suo momento. La palla va sul palo. Milik trova
questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Si è lanciato sulla palla come un avvoltoio. Grande senso del gol. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Milik. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Francisco Conceição prova la fondo sulla destra. Deve solo tirare. Conclusione. E hanno segnato ancora. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Goal! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ben giocato. Si è sbalzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Il numero 22. Si riparte dal 3-0. È un dominio piuttosto netto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cambio effettuato. Ora al mister rimane solo un'altra chance per mandare in campo forze fresche. Kalulu. Palla a Danilo. La dà indietro per evitare grane. Prova a prolungare in avanti. Con Miners. Difesa puramente fisica in questo frangente. Cambiaso. Palla buttata via, peccato. Il Diz. Si libera e va. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Respinge il tentativo dell'avversario. Locatelli. Il Diz. Lo lascia sul posto con una finta. Allontana. Da lì può segnare. Ha preferito andare sul sicuro. Continua l'azione, la riconquista. Il Diz. Che giocata in dribbling. Fa sportellate con il suo marcatore. Il Diz. Altra occasione. Va in rete. E vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Un gol facile facile, anche troppo direi. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Timothy Weah lo supera. Passaggio smarcato, prova la conclusione. Il pallone è dentro. Proprio allo scadere hanno trovato un gol pesantissimo. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Questo è un gol di pura caparbietà. Era pressa. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Erano sotto pressione, dovevano vincere e hanno portato a casa il risultato. Possono ritenersi soddisfatti. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Hanno mostrato carattere, lucidità e voglia di vincere. Nei momenti decisivi di una competizione bisogna tirare fuori...